Il caro bollette sta mettendo in ginocchio famiglie e imprenditori. Le utenze sono sempre più alte e molti sono costretti a scegliere se mettere il piatto in tavolo, addirittura chiudere le saracinesche delle attività. In Italia sono 1.350 solo i panifici a rischio chiusura. Il consigliere regionale, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Puglia 1, Joseph Splendido, ha postato sul suo profilo Facebook la bolletta del titolare di uno storico bar di San Severo, vittima, come tantissimi, degli enormi rincari. Matteo Salvini è l'unico leader nazionale che ha chiesto a tutti gli altri leader di sedersi intorno a un tavolo per affrontare il problema, caro bollette. Purtroppo l'invito non è stato raccolto e gli altri leader pensano che le persone possono aspettare la formazione di un nuovo governo per pagare le bollette e per affrontare il problema. Così non è, abbiamo tanti problemi, la gente sta quasi alla fame e rateizza quello che arriva, se riesce a farlo, e comunque si trova a dover optare tra mangiare o pagare le bollette. Dobbiamo affrontare il problema. C'è un IVA che sicuramente sulle bollette deve essere tolta, e poi le aziende che hanno fatturato 8 miliardi di euro soltanto nei primi 6 mesi dell'anno, le aziende energetiche, devono fatturare o niente o meno, perché siamo in una guerra economica e dobbiamo aiutare le imprese e i cittadini italiani. Lo stesso leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto appello all'intera politica affinché si riunisse sul tema. Tutte le polemiche sulla Russia, sulla Cina, sull'Ungheria vengono dopo. Adesso mettere i soldi per bloccare le bollette è fondamentale. Aggiungo che, siccome sulla bolletta della luce grava anche il canone RAI, è un balzello, è una gabella, è una tassa che non c'è in tanti paesi europei e che vogliamo cancellare anche in Italia. E poi non vedo l'ora che arrivi domenica, perché riusciremo a passare dalle parole ai fatti con un governo di centrodestra stabile, solido, coerente, che per 5 anni parlerà poco e cambierà tanto.